La ricetta del gazpacho di Gian Piero Fava alla prova del cuoco ricette oggi 25 maggio 2018. La ricetta del gazpacho con mozzarelline fritte. È una delle ricette la prova del cuoco di oggi da non perdere, una delle ricette estive che dobbiamo provare, facile da fare e perfetta in tante occasioni. È una delle ricette la prova del cuoco del primo round della prova del cuoco. Oggi in sfida nel cooking show di Antonella Clerici ci sono Cesare Marretti e Gian Piero Fava e il tema del giorno è proprio il gazpacho, una ricetta spagnola che piace molto agli italiani. Due ricette diverse, più classica quella di Marretti, originale e golosa la ricetta del gazpacho con la mozzarella di Fava. Ecco la ricetta che ha vinto alla prova del cuoco oggi 25 maggio 2018. La ricetta del gazpacho con mozzarella impanata. La prova del cuoco oggi 25 maggio 2018. Ingredienti: gazpacho con bocconcini di mozzarella fritti. La prova del cuoco ricette 25 maggio 2018. 200 g di pomodori Roma, 10 g di cipolla rossa, aceto di vino rosso, 50 g di peperoni rossi, 1 cetriolo, 50 g di porto, basilico, olio di oliva, sale, pepe, per la mozzarella 5 ciliegine di mozzarella, mandorle con la pelle, pane grattugiato, 1 uovo, olio di semi di arachide per friggere. Preparazione gazpacho, la prova del cuoco ricette Gian Piero Fava. Sbollentiamo 10 minuti il pomodoro, sbollentiamo in acqua e ghiaccio, togliamo la pelle, tagliamo in 4 parti e teniamo solo le falde. Cetrioli a dadini, peperone rosso a dadini e cipolla a fette li mettiamo in acqua e ghiaccio per 20 minuti, separati, ognuno nella propria ciotola. Nel mixer versiamo i pomodori preparati prima, cetrioli, cipolla, peperone rosse e ghiaccio, frulliamo il tutto e poi filtriamo con il colino, e infine montiamo con l'olio di oliva. Facciamo una panure di mandorle e pane grattugiato. Le mozzarelline le passiamo prima nelle uova sbattute e poi nella panura, quindi infilziamo due mozzarelline nel rametto di rosmarino e friggiamo in olio ben caldo, adagiamo poi su carta da cucina. Tagliamo a dadini altra mozzarella e qualche pomodoro. Condiamo con olio, sale, basilico e pepe. Versiamo nel piatto la cremina rossa e aggiungiamo al centro mozzarella e pomodorini conditi e completiamo con le mozzarelline fritte.